Ben ritrovati in nuova puntata di Cronache Trevigiane, un po' all'insegna della sostenibilità. Parleremo, per chi piace, di mobilità elettrica, ma anche di un compleanno speciale di un prodotto trevigiano. Ma invece andiamo a scoprire che cos'è la siloteca. Vi anticipiamo, 5 continenti, tanti legni diversi, grazie a Confartigianato, marca trevigiana, che ha dato alla siloteca trevigiana una nuova sede. Un nuovo spazio per una singolare collezione. Confartigianato marca Trevigiana ha inaugurato nei giorni scorsi il nuovo allestimento della Xiloteca Trevigiana, che ha trovato nuova sede tra gli spazi della scuola professionale Lepido Rocco di Lancenigo di Villorba. Un patrimonio inestimabile che conta 300 tavoli di specie legnose provenienti dai 5 continenti. Un patrimonio oggi divenuto moltiplicatore di valore per gli studenti dell'istituto che avranno la possibilità di consultare un archivio ineguagliabile per qualità e quantità. Inauguriamo una bella cosa che è la Xiloteca, ma attraverso questa inaugurazione e questo anche evento vogliamo dare anche dei messaggi di rapporto forte che c'è tra noi e il mondo della scuola e il mondo delle istituzioni. Ci sono delle opportunità, ma c'è soprattutto un territorio che pensa anche al futuro, che qui il mondo della scuola, il mondo del lavoro, la provincia di Treviso, la regione, cioè le istituzioni e il mondo del lavoro cercano di dare messaggi attraverso i quali ci sia futuro e un buon futuro per i nostri giovani. Una filiera, quella del legno, che conta 9.900 imprese venete, che nel 2018 ha realizzato valore in termini di esportazione per oltre 3 miliardi di euro, pari al 26,2% del totale nazionale, confermandosi un'eccellenza nel nostro territorio. È importante che i nostri futuri imprenditori possano vedere e approfondire le essenze lignee in modo da lavorare con sapienza e tramandarla ai futuri clienti del territorio. Le aziende cercano personale qualificato, ecco perché il rapporto col mondo della formazione professionale, gli studi tecnici, perché si crei quella sinergia, anche qualche volta facciamo un incontro anche con le famiglie, per far capire anche ai genitori che anche i mestieri che un tempo potevano sembrare sporchi e brutti, oggi non lo sono più. Valore artigiano che genera eccellenza produttiva e che può diventare il laboratorio di ricerca nel quale sviluppare modelli innovativi per lo sviluppo e l'ingresso in nuovi mercati. Qui potranno venire a vedere tipi di legno da tutto il mondo, sia gli studenti con cui poi dovranno cimentarsi, sia le imprese, perché questo può diventare un grande laboratorio di condivisione, così come è stato pensato grazie a questa collaborazione tra la Confartigianato, la Camera di Commercio e la scuola. È fondamentale perché proprio mette insieme il mondo dell'impresa e il mondo della scuola e questi elementi, se viaggiano assieme, portano a dei risultati. I risultati quali sono? Un tessuto imprenditoriale sano, preparato e soprattutto un sistema di rete che funziona.